Fabio Coda, una sconfitta per l'Ischia che però per larghi tratti di gara ha dimostrato di essere all'altezza della Florencia. Quali sono le tue sensazioni? Sei deluso? Sei soddisfatto comunque della prova dei ragazzi? Sì, io sono soddisfatto per i ragazzi perché mi aspettavo questo dai ragazzi. È chiaro che se te vai a vedere poi il tabellino e leggi tre rigori, il risultato diventa un po' bugiardo, anche perché comunque i rigori, lo sai, sono sempre da decidere o non da decidere, specialmente l'ultimo, però va bene così. A me queste prove con le prime in classifica mi danno solo ancora più voglia di correggere quello che ho visto che magari mi poteva portare un risultato positivo. Cosa pensi c'è da lavorare, perché questa settimana è importante, la prossima uno scontro diretto decisivo? C'è da lavorare soltanto sulla sull'amalgama del gruppo, perché mano a mano, ti ripeto, noi siamo partiti all'inizio campionato che comunque non si conoscevano neanche i nomi, siamo quasi al giro di boa e quindi io sto vedendo che comunque la squadra sta iniziando a crescere e va bene così. C'ho solo un risultato adesso sabato. Cosa pensi che sia mancato, cioè, se è mancato qualcosa oggi in particolare, invece cosa ti ha fatto felice? No, non mi è mancato niente, chiaramente anche io, sai, dopo tanti anni sono ritornato sul bordo Asca, quindi magari per un po' si è anche un po' annebbiata la vista, però fondamentalmente sono rimasto soddisfattissimo della prova dei ragazzi perché era quello che volevo, cioè fino all'ultimo di non mollare un centimetro. Maurizio Perez, alla fine il risultato dice 9-5, pensi che però sia una punizione troppo severa per l'Ischia? Non rispecchia la partita che abbiamo giocato, non rispecchia tutto quello che abbiamo creato, purtroppo il risultato è al nostro sfavore, ma me ne vado con un sorriso perché ho visto la grinta e la cazzimma dei miei compagni di squadra, me ne vado con questo. Solamente due cose rapidissime, la prima è cosa pensi che manchi ancora a questa squadra? La prima? Che cosa penso che le manca a questa squadra? Soltanto ancora un attimino di crescita, ma ci leveremo tantissime soddisfazioni. Sì, mi piacciono un sacco i miei compagni di squadra, tanto. La seconda invece, cosa può aggiungere un giocatore che ha giocato le più forti squadre del campionato italiano, ha giocato in nazionale, ha una squadra che ha anche tanti giovani, ha tanta voglia di crescita? Te l'ho detto, mi stanno regalando un sorriso questi ragazzi, bellissimo. Bello, bello, bello. Mi stai facendo emozionare.